Amici di pomeriggio, bentornati al nostro appuntamento, ormai un classico ogni settimana. Abbiamo con noi Simone Zappacosta, il nostro inviato da Milano. Bentornato, Simone. Ciao Barbara, buon pomeriggio a tutti. Ben rivisto, l'ultima volta eri con noi con i nostri amici di pomeriggio insieme a Leonardo a tarde, appunto, e poi, insomma, subito dopo l'abbiamo visto sul palco del concerto del 1º maggio. Ce lo siamo ritrovati lì sul palco del concertone. Sì, è stata una Proprio. bellissima esperienza. Per Che lui e dice per noi lui? che Poi non lavoriamo io con non l'ho lui. sentito, tu immagini. Immagino abbia avuto, no, occasione di parlare poi, di avere un feedback da lui. Che Sì. cosa ti ha detto? Sì, io ero lì con lui proprio l'ho accompagnato come lato etichetta, lato management. È stata una giornata abbastanza pazzesca perché a parte l'ansia di esibirsi su un palco così grande, quello del Circo Massimo, la situazione che è il 1º maggio, è un evento anche all'interno un perché di esistere, la festa dei lavoratori, Certo. quindi c'è un senso molto importante dietro. Assolutamente. E il tempo non ha aiutato perché ha diluviato a No, è Roma. stata proprio una pioggia pazzesca, pazzesca. Abbiamo visto, io ho visto le immagini chiaramente, quelle televisive che hanno visto un po' tutti, no? Ma immagino che essere lì, insomma, non è Sì, stato facile perché ha diluviato. ma siamo stati fortunati perché durante l'esibizione di Leonardo il tempo era calmo, quindi non pioveva, anzi c'era anche qualche spiraglio di sole, qualche raggio che sbucava dalle nuvole. È un'esperienza fantastica perché appunto poi nel backstage sei lì a contatto con tutti gli artisti molto più grandi, c'è cioè modo di fare network, è fantastico. Poi l'esibizione è andata bene perché una volta che sei sul palco passa tutto e si Ah, diverte. questo è chiaro. Poi l'abbiamo visto all'opera qui nel collegamento che ha avuto con di pomeriggio su Rete 8. Diciamo è uno che non si tira indietro, no? A noi ci ha suonato così live con cos'era il mandolino, l'ukulele, Con non so più. l'ukulele. Sì, una volta che si inizia a suonare, poi passano tutti i pensieri, tutti i problemi, si suona e si canta. Quindi bene, sono molto contenta che, insomma, di aver avuto qui con noi, insomma, prima abbiamo avuto lui prima del palco del 1º maggio, ecco, sono molto felice. Senti, caro Simone, però oggi diciamo che passiamo da un argomento all'altro. Abbiamo parlato di musica nella scorsa puntata, invece oggi parliamo di creatività. Sì, ci mettiamo una pausa sul tema musica e torniamo a Milano perché c'è stata e c'è ancora fino agli inizi di luglio una mostra sulle opere di Dolce & Gabbana. La mostra si chiama Dal cuore alle mani ed è al Palazzo Reale di Milano. Ecco, intanto diciamo che uno dice: ma come la mostra delle opere di Dolce & Gabbana? Ma io mi ricordo che fanno solo vestiti, com'è sta storia? Sì, al centro della mostra ci sono gli abiti, i vestiti di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, che sono famosissimi stilisti italiani e famosissimi in tutto il mondo, ma il focus dell'esposizione è la creatività, quindi il passaggio dall'idea degli stilisti fino alla realizzazione artigianale di capi che sono veramente di difficilissima fattura. Tutti i particolari sono fatti a mano e c'è una storia appunto dietro ogni abito, un concetto che poi va ad essere riportato nell'abito. Tra l'altro, ecco, volevo così ricordare come effettivamente, allora, innanzitutto parliamo di alta moda e quindi diciamo l'alta moda è sempre legata a un concetto, a un'astrazione che da cui poi nasce il vestito concretamente, no? Sono sempre abiti che nascono da delle visioni di questi stilisti che sono a tutti gli effetti degli artisti.
E poi Dolce & Gabbana effettivamente hanno sempre creato attorno alla loro moda un mondo, cioè io non so, mi ricordo alcuni spot proprio pubblicitari magari del profumo, eccetera, sono ancora indelebili nella memoria di alcuni di noi. Chi non si ricorda la Bellucci vestita, no? Di nero, come appunto una donna lutto siciliana, eccetera, con questa bellezza, insomma, travolgente in questa Sicilia proprio, una Sicilia dei tempi antichi, però al giorno d'oggi in realtà. Quindi tutto un substrato culturale molto importante. E cosa hai visto appunto in Hai questa mostra? centrato perfetto appunto, perché gli abiti sono lì non come abiti da indossare, ma come oggetti iconici che rappresentano appunto la visione loro degli stilisti che regalano appunto a chi va a guardare e a vedere questi abiti. Sono proprio dei veri e propri oggetti iconici e rappresentano appunto la loro visione dell'Italia, perché la mostra si sviluppa in 10 sale, ogni sala ha un punto focus e ogni punto focus è una parte della loro ispirazione e viene tutta dall'Italia, viene dalla Sicilia, viene dalla dolce vita, la loro ispirazione che può venire dalla musica, dal teatro, dal cinema e ogni sala appunto esplora questo mondo attraverso i vestiti e la scenografia che c'è attorno. Uno dei temi più importanti è la religiosità, come hai detto tu, le pubblicità famosissime di questi, di Monica Bellucci vestita appunto a lutto, come se fosse in una processione, non so, in Sicilia. Ci sono questi abiti che sono di una bellezza, una particolarità incredibili, perché poi si vede l'artigianalità è assolutamente importante, i particolari, i dettagli che si possono vedere sono veramente molto apprezzabili. Io immagino quali sale, ogni sala mi dicevi ha un tema. Ecco, Sì, io ho portato delle immagini che quindi il pubblico potrà vedere. adesso il nostro Nico Centurame sicuramente ci mostrerà queste immagini che ci hai portato proprio lì dalla mostra perché. Sei riuscito appunto a fare dei video che ci mostrano quello che hai potuto vedere. Quindi queste sale che sono proprio monotematiche praticamente, ma non ci Sì. sono solo gli abiti, c'è tutto un mondo. C'è tutto un mondo, c'è una scenografia e un sound design che quindi immerge, riesce a far immergere lo spettatore nel mondo di cui si sta parlando, di cui Dolce & Gabbana vogliono coinvolgerci. E quindi appunto c'è la religiosità, quindi tutti gli abiti relativi alla religione, alla cristianità, alle processioni dei paesi del sud, molto. Poi invece ci si può immergere nella Sicilia festosa, tutti i colori sgargianti, anche dei pezzi di design come dei frigoriferi, per esempio, le borse, ovviamente tutti gli accessori da donna che sono iconici, appunto. E poi si può passare anche al teatro, dove ci sono tutti gli abiti di scena delle varie opere rappresentate nei più grandi teatri d'Italia e del mondo. Perché chiaramente loro hanno anche costruito i loro abiti per importanti spettacoli teatrali. Sì, e poi c'è un grosso riferimento all'antica Grecia, alle divinità dell'antica Grecia, quindi c'era tutta una sala come se fossero un tempio greco antico con tutte queste divinità schierate davanti sulle scale della facciata di un tempio, era molto, molto bello, molto suggestivo. Beh, devo dire che molto interessante questo, non sono i primi stilisti che diciamo, fanno delle loro opere, diciamo, dei loro vestiti, quasi opere d'arte da esporre in un museo, però questa ricostruzione anche di tutto il processo creativo che c'è dietro alla realizzazione di un abito, anche di una linea, magari in un periodo preciso della loro vita lavorativa, diciamo è molto interessante perché poi loro hanno messo, diciamo, in gioco appunto tante, tante
cioè c'è in gioco tanto, c'è una cultura, ci sono poi le musiche, ci sono i colori, c'è la storia, la cultura popolare, insomma, veramente molto interessante. E poi questa scelta di ricreare all'interno di ogni stanza proprio tutti questi aspetti, no? Che poi vanno a formare come come un microcosmo. Esatto, sì, è un mondo a parte, ogni stanza è un mondo a parte dove ci si può immergere e proprio attrarre, assorbire tutta l'idea e la creatività degli stilisti. C'è una sala in particolare di cui vorrei parlare perché si lega oltre al cinema, alle arti audiovisive e al resto, c'è anche l'architettura che fa un po' da protagonista in tutto ciò, perché loro vedono il loro lavoro da stilisti molto simile a quello di un architetto, perché nella sala che ricrea appunto l'atelier dove parte l'idea e si mette su carta la prima idea di vestito, loro la immaginano come fosse il lavoro di un architetto che fa il progetto su carta e poi dal progetto su carta ci si sviluppa e si passa al modello e dal modello si inizia a creare la casa, pezzo per pezzo, dal basso verso l'alto. E loro appunto associano il loro lavoro di creare i vestiti come quello di creare un'opera, come sia una casa, un tempio, una chiesa, qualunque cosa di materiale più grande. È molto interessante. Molto, molto interessante. E, voglio dire, tu che diciamo, uscendo da questa esposizione, che pensiero hai avuto? Il primo pensiero è di quanto lavoro ci sia dietro e di quanta creatività ci vuole per realizzare delle opere così grandi e così belle, nell'attenzione nei dettagli e nell'attenzione anche nel poi portarle al pubblico con questa iconicità, perché cioè, non c'è da. Non lo scopriamo adesso l'iconicità di Dolce & Gabbana per la moda in Italia, ma soprattutto nel mondo. Poi, Assolutamente, la curatrice della mostra è Florence Mueller, che è una storica dell'arte e della moda soprattutto, e non è la prima volta che crea una mostra incentrata su una casa di moda, ma l'ha già fatto in tutto il mondo, soprattutto in Francia con le case di Yves Saint Laurent, Dior, quindi è un metodo già sperimentato ed è, io che l'ho visto in prima persona, posso dire che funziona molto bene, ci si immerge totalmente e si esce molto arricchiti da questo tipo di esperienze. ecco, una modalità che quindi diciamo essere proprio efficace, efficace. E, caro Simone, il nostro tempo è scaduto anche per questa settimana, però insomma oggi veramente ci hai fatto immergere in un mondo meraviglioso, quello dell'alta moda e della sua incredibile creatività. Poi con Dolce & Gabbana abbiamo ripetuto come l'iconicità, no? Del loro stile. Tra l'altro porti fuori dai confini nazionali un'Italia profonda, sensibile, piena di colore, piena di profumi, cioè, quest'alta moda che proprio si espande per tutti i sensi, devo dire. E ti ringrazio per essere stato qui, ma soprattutto per averci portato lì. Grazie a voi, lo faccio molto volentieri. Grazie mille. Con te ci rivediamo sicuramente la prossima settimana e invece con i nostri amici adesso torniamo in studio.